Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati sul canale, un saluto da Andy Lulux. Metto subito le mani avanti, voglio fare un piccolo inciso all'inizio di questo video. Molti nei video in questione, cioè in quelli in cui parlo di Anthony Francesco, che sono i più visti sul mio canale, molti mi accusano di essere un hater. Ora, io non odio assolutamente nessuno, né tantomeno odio Anthony Francesco o mi sta sulle palle o mettetela come volete, anzi così a pelle è un ragazzo tutto sommato, mi sta simpatico, lo vedo che ci sa fare dietro la telecamera ed è proprio per questo che mi arrabbio che si metta a utilizzare certi trucchetti, certi mezzucci per fare visual quando tutto sommato secondo me non ne avrebbe bisogno, perché a parlare ai ragazzi, ai ragazzini e alle ragazzine ci sa fare, quindi secondo me non avrebbe assolutamente bisogno di fare un certo tipo di contenuto, soprattutto un certo modo di fare contenuti. Detto questo, parliamo dell'ultimo video che ha pubblicato sul suo canale Anthony Francesco, ovvero cos'è successo dopo la notte al supermercato. Ora, io ho aperto questo video con tanta speranza che Anthony si potesse, ai miei occhi, agli occhi di tutti, per quello che può contare, redimere un pochino, dicendo magari quello che è successo e magari cogliendo l'occasione per dire a tutti i ragazzi, soprattutto ai più giovani che lo seguono e sono la maggior parte, credo, della sua fanbase, che quello che lui ha fatto nei suoi video è sbagliato, che non bisogna commettere reati, anche se non gravissimi, anche se comunque di un certo rilievo secondo me, facendo dei video per fare visual non ne vale la pena ed è una cosa assolutamente sbagliata. Dopo appena 2 minuti di video già le mie speranze erano andate in frantumi. Ora voglio elencarvi 3 cose che secondo me hanno reso questo video inguardabile e soprattutto un'occasione sprecata da parte di Anthony Francesco per fare bella figura, almeno secondo il mio modesto parere. Partiamo dalla prima. Numero 3. Durata sospetta. Il video dura 10 minuti e 03, ovvero giusto 3 secondi in più dei 10 minuti che ti permettono, se non sbaglio, di aumentare l'incasso, cioè la monetizzazione del video. Per arrivare a questa cifra, cioè a 10 minuti e 03, il buon Anthony cosa fa? Perde i primi 2 minuti e mezzo di video, probabilmente sapendo che col suo video non sarebbe riuscito a raggiungere 10 minuti di lunghezza, perde, come detto, i primi 2 minuti e mezzo, se non sbaglio, a cercare il posto adatto per riprendere il vlog, cioè cerca il posto adatto dove posizionare la videocamera, poi cazzeggia e fa passare, come detto, 2 minuti e mezzo. Ora, questo secondo me è un mezzuccio che probabilmente molti giovani non colgono, però io ho colto e mi ha dato particolarmente fastidio. Numero 2. Occasione sprecata. L'ho già detto nella intro e questa secondo me è una grandissima occasione sprecata per far sì che Anthony potesse dare un messaggio positivo a tutta la fanbase dei ragazzini che lo seguono, ovvero cogliere l'occasione per dire che quei video erano fondamentalmente sbagliati, che avevano una morale completamente sbagliata, che non si può infrangere la legge andando ad occupare la proprietà privata, andando ad occupare un locale pubblico che però appartiene a qualcuno e comunque si commette un reato facendo un video del genere, e quindi credo che potesse essere l'occasione giusta per fare un po' di chiarezza su quello che è giusto e quello che è sbagliato e dire appunto ai ragazzini: non fatelo, non imitatemi, io sono il primo, infatti lo dice nel video, che non lo farà più perché non ne vale la pena e ha avuto dei problemi, anche se non specifica quali, però ha avuto dei problemi, quindi non si può infrangere le leggi. Ovviamente questo non lo fa, ma anzi dice: purtroppo non posso fare più questo tipo di video che io ho visto da qualche youtuber americano che si divertiva tanto. Questo secondo me è un altro messaggio sbagliato che Anthony manda alla sua fanbase. Numero 1. Clickbait. È il titolo più clickbait che io abbia mai visto, o perlomeno, non esageriamo, ne ho visti anche di peggio, però è un titolo clickbait bello e buono, perché uno, come me, con la speranza di sapere quello che è successo e magari, come detto, sperando che potesse mandare qualche messaggio positivo ai ragazzi, apre il video con la speranza di sapere quello che è successo e invece all'interno del video tutto quello che viene detto del supermercato è che lui non ne vuole parlare, ma il video si limita semplicemente a delle domande che i suoi fan gli hanno proposto su Instagram, mi sembra, a cui lui risponde, quindi è un ask, mentre che questo video si tratti di un ask, cioè di domande
e risposte da parte dello youtuber non c'è scritto da nessuna parte, perché la descrizione del video è semplicemente a 10.000 like un prossimo video. Non c'è nessun tipo di indicazione che il video si tratti di un vlog in cui risponda delle domande dei fan, mentre il titolo indica, o perlomeno ti fa capire, che lui finalmente ci spiegherà quello che è successo dopo quella fatidica notte, mentre tutto questo non avviene e tutto quello che ci ritroviamo in mano è un laconico "non ne voglio parlare". Ma fatti un piattino di cazzi tu! Perché Anthony non ha intitolato il video "Ask Anthony, rispondo alle vostre domande"? Perché non avrebbe fatto neanche un terzo delle visualizzazioni che invece ha fatto con questo titolo furbetto, ovvero clickbait. No, God, please, no, no! Quindi ragazzi, io chiudo il video qua, non la voglio fare troppo lunga. Posso solo dire che secondo me è un'ennesima caduta di stile da parte di Anthony, l'ennesima occasione sprecata per rifarsi un pochino agli occhi di tutta la gente che lo critica, me compreso ovviamente, ed è un video, come ce ne sono miliardi su YouTube, che non rispecchia minimamente quello che indica il titolo, e questa purtroppo è una cosa secondo me ancora più deprimente e sbagliata. Detto questo, vi ringrazio come al solito per l'attenzione, ditemi nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Espinola.